A lot of you are skeptical. A lot of you don't believe in the Bitcoin system, and that's fine. You can stay on the sidelines, but if you really, really want to become wealthy in the future, I would suggest you take one frickin' dollar, $1, buy some Bitcoins, put it in a goddamn wallet, put it a fucking away. Okay? I'm sorry for swearing, but you know what? It's just a dollar. Get some Bitcoins. Put it away. Goes to nothing. Who cares? Right? You only spent a dollar. E con Trump dalla nostra parte, nulla ci potrà far male. Billions and billions and billions. Billions and billions and billions. Parte gli scherzi, nell'intro avete visto un personaggio un po' controverso ormai, gente dell'ultimo ciclo. Da Vinci, che all'epoca fece questo video sul Bitcoin, all'epoca intendo inizio maggio 2013, video fatto tra l'altro molto bene, lo spiegava cos'era Bitcoin e perché comprarlo, dove pregava le persone di comprare almeno un dollaro di Bitcoin e abbandonarlo su un hardware wallet e probabilmente sarebbero diventati economicamente benestanti nel futuro. Fate conto che all'epoca un Bitcoin valeva sui 110-120 dollari. Il giorno del video, se non sbaglio, esattamente 113. Come vi dicevo, video fatto molto bene, una persona garbata che ha spiegato le cose in maniera corretta, poi probabilmente i soldi, i billions, gli è andato un po' alla testa, è diventato un po' un fuffa, eccetera. Ma a noi questo non importa, quello che importa è che il succo ancora di quel video è corretto, il messaggio che il Bitcoin, la sua forza, e essere un bene a bassa inflazione, anzi con inflazione che va a calare nel tempo tendente a zero, fa sì che questa è la sua forza. E infatti oggigiorno con un dollaro di Bitcoin non si fa assolutamente nulla, perché dall'epoca a oggi sta proprio succedendo quello per cui il Bitcoin è creato, quindi aumentare il suo valore verso una valuta fiat che è inflazionata nel tempo, dei periodi un po' di più, dei periodi un po' di meno, mentre il Bitcoin tende a rafforzarsi sulla valuta fiat e non solo. E se negli ultimi anni non avete dormito in piedi sul Bitcoin, questa branca di investimento, avete avuto più occasioni per accumulare Bitcoin comunque a un prezzo decente. Non dico ai prezzi del 2013, neanche io all'epoca ero nel mercato, ma un range tra i 3 e i 5, 6 mila dollari, sì, i più ritardatari, un range intorno ai 10 mila, o se ci vogliamo spingere un po' più in alto, anche tra i 10 e i 20 mila dollari, anche se qua inizia a essere un investimento un po' più corposo, che è qualche migliaia di dollari. Ovviamente mi sto rivolgendo ai millennials della mia età, quindi intorno ai 40 anni, poco più, poco meno, è la generazione X, che siamo persone che almeno da una decina d'anni o 15 anni comunque un minimo di risorse per investire sui mercati l'avevamo. Quindi spendere qualche migliaia di dollari per comprare 1, 2, 3, 4, 5 bitcoin, quello che sia in base al prezzo di quel momento, non è che andava a cambiarci la vita. Perché ricordatevi una cosa, come l'immobiliare e dei boomers, no? Pagavano le case un pezzo di pane, noi, parte dei millennials, i più vecchi, e generazione X abbiamo avuto l'occasione di comprare a meno di un pezzo di pane, o un pezzo, tra virgolette, di pane, il Bitcoin. Anche varie scelte, però quelle ne escono di nuovo, un pezzo di pane, poi vanno in moda, quindi è diverso. Però l'asset Bitcoin noi abbiamo avuto quell'occasione, anche su Ethereum, per carità. Però parliamo dell'unico asset vero del mercato ad oggi, quindi Bitcoin. È un qualcosa di nostro. Poi i boomers, con una marea di soldi che hanno, grazie agli ETF, stanno impossessandosi anche loro, però lo stanno pagando più caro. Le generazioni più giovani dovranno trovare qualcos'altro, o traderanno, eccetera. Si sono sicuro che da qua ai prossimi 10, 15, 20, 30 anni magari qualcos'altro uscirà di sicuro. Però questo è sostanzialmente l'asset delle nostre due generazioni, la novità, siamo coloro che l'hanno portato avanti, dal nulla, dagli scantinati, all'Olimpo degli ETF in America. Dall'essere la valuta solo per i criminali e i cyberpunk a diventare, a voce di molti illustri personaggi della finanza, un asset rispettato. E forse addirittura un asset di riserva per gli Stati Uniti, cioè qui proprio stiamo andando oltre ogni più rosea previsione. Ed era qua il titolo che
A mio parere, per noi, che teoricamente ne possediamo, un bitcoin va tenuto stretto. Per quelli nuovi arrivati, o arrivati tardi nel mercato, beh, possono lavorare a PAC per almeno arrivare a 0,1 bitcoin, 0,5 sarebbe molto meglio, comprano a PAC un po' per volta, diluiscono un prezzo medio nel tempo e alla fine almeno hanno anche loro qualcosa in mano di un asset che probabilmente in futuro di strada ne avrà ancora molta, poi nessuno può avere questa sicurezza, però da come sono andate le cose, da come si stanno mettendo le cose, a oggi non vedo perché non essere positivi per il medio-lungo periodo. Medio-lungo periodo io intendo dai 5 ai 20 anni, sia chiaro, non domani mattina. E da questa lunga chiacchierata cosa si capisce? Che il Bitcoin sta svolgendo, come vi ho appena detto, il suo compito. Il Bitcoin sta diventando pian piano un asset simile all'oro. Ovvio, non è come l'oro, è un qualcosa di simile ma digitale. Si è apprezzato moltissimo. Illustri personaggi della finanza iniziano ad apprezzarne le qualità, in ultimo il CEO di BlackRock che ne ha riconosciuto la legittimità come asset da detenere in un portafoglio. Questo è veramente qualcosa di importante. E ci manca ancora un test, ma mi sa che non manca molto. Il test di una recessione, vedere come si comporterà il Bitcoin in una recessione. Non ho quasi dubbi, magari ho l'1% di dubbio, forse neanche, che in una recessione, in una prima fase, il Bitcoin vada giù e vada giù malamente con i mercati. Ma credo che successivamente abbia un recupero molto più rapido, specialmente se ci saranno problemi inflazionistici sulla moneta, forti iniezioni di liquidità per uscire da una recessione, problemi bancari. Se non andiamo al caso di collasso degli Stati Uniti, allora collassa il dollaro, collassa l'euro, non ci sono valute di riferimento, allora credo che l'oro andrebbe a valori interstellari e il Bitcoin uguale. Facciamo uno scenario più normale, più plausibile. Recessione, credo che si andrebbe giù e poi si ripartirebbe veramente veloce facendo i massimi prima del mercato azionario. Se sarà così, allora il Bitcoin avrà dimostrato di essere un asset ormai maturo, non anticiclico, ma che svolge una buona funzione, ovviamente con le variazioni, ma la caratteristica del Bitcoin è ancora piccolo come asset, variazioni causate dalla volatilità anche forte, ma un asset che va a detenere la ricchezza nel tempo se non si guarda il prezzo ogni 10 minuti. E un altro fattore che potrà, secondo me, dare molto spazio a Bitcoin come crescita sarà il debito governativo. Il debito governativo che è una preoccupazione anche ad esempio del CEO di BlackRock. Guardate il grafico. Questo è un vero to the moon. Preoccupazione perché mantenere un debito così alto e se avremo una recessione ancora più alto implica una spesa incredibile per gli stati, in questo caso gli Stati Uniti, ma la maggior parte degli stati occidentali non sono messi diversi e non solo. Qual è la maniera più semplice per poter stare a galla con un simile debito? Devalutare la moneta, iniettando moneta nell'economia, aumentando l'inflazione e in questo modo ridurre in maniera artificiosa il debito. Vale meno il denaro, quindi anche i vostri debiti valgono di meno. Piccolo particolare, anche i vostri risparmi si sono detenuti in asset che sono più lenti dell'inflazione. E lato inflazione, Bitcoin, come sapete, siamo più che a posto. Questo è l'esempio grafico dell'inflazione di Bitcoin, che poi con gli halving va a ridursi ogni 4 anni. E per i prossimi anni, se andrà a potere la coppia Trump-Vance, abbiamo, almeno sulla carta, poi tra dire e fare, cioè di mezzo al mare, due pro Bitcoin. Trump, forse per moda, vedremo. Il vice, invece, da cosa ho letto in giro, ha qualcosa tra i 200 e 250 mila dollari investiti in criptovalute, credo in Bitcoin, non so se abbia delle altcoin. È un mix non da poco, Chi è dal mercato come me da tanti anni, un mix del genere al potere, se poi vinceranno, è praticamente da rimanere a bocca aperta. Se poi, veramente, potrà esserci una minima parte della riserva degli Stati Uniti detenuta in Bitcoin, parentesi, poi altri paesi potrebbero seguire l'esempio della grande America, eccetera, eccetera, eccetera. Porca troia! Porca troia! Porca troia! Porca troia! Che dire, si fa fatica a non andare in FOMO. Io, come sapete, infatti, sono un semi-holder. Una buona parte la trado,
togliete la coin, che per me è merda che va solo tradata. Bitcoin, una parte consistente io la trado, perché è un asset eccezionale fino ad oggi per essere tradato e non rimanere parzialmente col cerino in mano quando si cala dalle bolle o anche i periodi intermedi, ma una parte io la detengo come avessi dell'oro, cioè come dell'oro in cassaforte, così. Se ho sbagliato qualche analisi, invece di calare succede un evento particolare che il Bitcoin esplode all'improvviso verso l'alto in una maniera magari irrazionale, ma fuori da ogni schema cognitivo, bene, ho la mia parte, ne sono contento. E da qua vado anche a ricondurmi al titolo, che può essere un ottimo spunto di riflessione per molti di voi. Chissà se fra un decennio magari recupereremo questa puntata. E oh, vi ricordate all'epoca, mentre adesso veleggiamo sul milione, si sta discutendo se arriveremo a 5, se arriveremo a 10, quello che sia. Sempre ricordandosi dell'inflazione, quindi un milione fa 10 anni non sarà il milione di oggi. Però non ci lamentiamo. Alla prossima, da Alberto.